Il 16 settembre del 2018, il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, ha proposto ai numerosi fedeli presenti una riflessione sulla sequela di Cristo. Riguardo a Padre Pio, ha detto: "Veramente ha incarnato un modello di santità mirabile. 'Tanta gioia nel cuore proprio nel vivere questo momento così intenso e vi porto il saluto di Papa Francesco e la sua benedizione. Noi sappiamo che seguire Gesù è la vocazione fondamentale di ogni cristiano. Noi siamo qui oggi perché vogliamo seguire Gesù. Questo è il nostro desiderio. Siamo in questo luogo benedetto dalla presenza di San Pio che per oltre 50 anni qui ha vissuto la sequela di Cristo e ha fatto risplendere nell'umiltà e nella semplicità della sua vocazione francescana la bellezza di essere discepolo, discepolo cristiano. Noi facciamo fatica ad accettare il discorso che Gesù ha fatto a Pietro e che fa oggi a tutti noi, perché a volte vogliamo un Dio che sia un Dio solo di successo, un Dio di trionfo. Non accettiamo il seme che cade nella terra e muore, non accettiamo il lievito nella pasta, non accettiamo il granello di senape. E allora vogliamo insegnare a Dio. Pietro lo porta in disparte, dice: "Guarda, questo non ti succederà mai, non è possibile." E Gesù, con grande severità, cosa gli dice? "Pietro, torna a seguirmi. Mettiti di nuovo dietro di me, non hai ancora capito." Cioè lo riporta alla sua dimensione di discepolo. "Torna a seguirmi, torna a mettere i tuoi passi dietro ai miei. Non essere come il nemico, come il mentitore, colui che inganna gli uomini con una falsa immagine di Dio." E allora, cari fratelli e sorelle, in questo lembo della nostra terra di Puglia, come ricordava Padre Francesco, un uomo, un cristiano, un sacerdote, Padre Pio, ha preso sul serio la domanda della fede e ha vissuto fino in fondo il discorso della croce. Nella sua carne, Padre Pio ha portato i segni della sequela di Cristo crocifisso, i segni della morte di Cristo, che sono i segni dell'amore. Quell'amore che ha vinto la morte, sono le ferite che la Pasqua ha reso squarci di luce. Quindi il segno delle stimmate è un segno del destino che attende tutti i battezzati in Cristo Gesù, nella sua morte, risorti in Lui, vivi, tornati dai morti per camminare una vita nuova. San Pio ha risposto alla domanda del Maestro: "Chi sono io per te?" Lui, San Pio, ha risposto con tutta la sua vita consacrata alla sequela di Gesù. Lui ha rinunciato a se stesso. Lui ha vissuto nel servizio generoso del Signore e nei fratelli che accorrevano da ogni parte per lasciarsi illuminare e portare nella via della vita. Veramente San Pio ha incarnato un modello di santità mirabile. Io ricordo da piccolino ero affascinato da questa figura. Quando mi sono avvicinato a questo santo, sono rimasto veramente sbalordito per la portata di questa santità così straordinaria. La fede in Gesù non si esprime con le parole,
ma con una vita di sequela fino alla fine. Quante volte Pietro ha dovuto rinnovare la sua fede nella vita? Vi ricordate poi questa domanda: voi chi dite che io sia? Sulle rive del mare di Galilea diventerà Pietro, mi ami tu? Partiamo da questo luogo lasciando risuonare nel cuore questa domanda: tu mi ami? È quello che ci chiede Gesù, perché ogni vita che si lascia raggiungere da Lui, da Cristo, si trasforma in un'offerta totale, in un amore totale. E allora, nel ricordare i 50 anni della morte di San Pio, vogliamo chiedere una grazia particolare: camminare come Lui nella via dell'amore sino alla fine della nostra vita. Io immagino, non vi conosco, ma guardando i vostri volti oggi posso dire ognuno di voi ha una missione che sta portando avanti, ha un compito, ha una croce. Ma non pensiamolo alla croce come una tegola che ci è arrivata in testa. La croce è l'occasione nella nostra vita per aprire il cuore all'amore, per donarci. Così ha vissuto Padre Pio, così vivono i santi. Il Signore ci conceda di seguirlo sulla via dell'amore crocifisso, con i suoi stessi sentimenti mirabilmente espressi in una sua lettera. Padre Pio scrive: la più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato, e dopo che il Figlio di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per Lui diviene amabile quanto l'amore. È bellissimo. Chi si sente amato non può non accettare come amore tutto quello che vive nella vita e offrirlo al Padre insieme a Cristo. Concludo con un episodio che mi è rimasto nel cuore. Si racconta che un giorno qui a San Giovanni Rotondo il piazzale davanti al convento era pieno di gente. Lui, Padre Pio, doveva affacciarsi per dare la benedizione. Mentre si avvicinava alla finestra, a un suo confratello ha detto queste parole. Dice: caro, vedi tutta questa gente che è venuta qui a San Giovanni Rotondo? E sono tanti, molti di loro sono venuti per dirmi: Padre, mi tolga la croce dalla vita. Pochi sono venuti per dirmi: Padre, mi aiuti a portare la croce. Guardate, in poche parole c'è la sintesi di come vogliamo essere discepoli. Lasciamo che Padre Pio oggi ci aiuti ancora a dire: sì, non voglio scansarla la croce la voglio vivere fino in fondo, perché la croce è l'amore che io metto in quella situazione che mi aspetta tornando a casa, perché quella situazione possa essere vissuta da cristiano. Il cristiano non ha la bacchetta magica per risolvere i problemi. Il cristiano ha un cuore grande, perché è il cuore di Cristo che abbraccia ogni situazione con amore, perché quel cuore si possa dilatare e diventare il cuore sempre di più di Cristo, nostro Maestro. Questa grazia la chiedo per tutti noi oggi qui, celebrando questa Eucaristia. Così sia.